Good morning from Maestro Vito Copelli. How are you, everybody? How are you today? So I'm gonna wait a little bit that everybody comes here live, and once we have like about 50 people live, we can start to talk about my pizza dough for the business. Okay, just a moment. Usi biga? No, non uso la biga perché la biga è per il pane. Aspettiamo tutti quanti, siamo a 33. Ciao XL, aloha. 41, 44, 52. Ok, wow, really fast. 52. Ciao James. Thank you. Love from Australia. E farina usi. Ok, partiamo dalla farina. Ok, uso in questo momento la Mulino Piantoni. Una doppio zero Mulino Piantoni. How is tattoo feeling? This is the tattoo. I'm gonna show you to everybody. Now I'm working, I'm supposed to rest. But I'm gonna show you to you all. There it is. Guys, I want a like on this tattoo. Let me see how many likes we can get. It's spilling off right now. It is live, shady. Guys, let me see how many likes we can get. Look at this pizza, it's real. And this is my pizza. Okay, so guys, what's the question you guys have for the pizza though? Ciao Bella from Vito. Ciao. Norway. Allora, what's the question that you guys have? I'm sorry if I don't talk a little bit because I'm reading the messages. Leggo i messaggi. Metti un po' di vasellina, altrimenti ti puoi prendere. Lo so, la metto sempre questa crema, però cerco di tenerlo coperto. Ehi, ma ti metto tape, please. What? A tape. Nate, tempi di lievitazione. Ok, tempi di lievitazione sono 24 ore. Esatti, faccio l'impasto la sera e lo uso la sera dopo oppure la mattina di due giorni dopo. Your pizza the same pizza dough? No, it's different. The pizza out dough for the house is very different. Vito, come la facciamo sta pizza a canotto? Ragazzi, non so se sapete, io sono contro la pizza a canotto, ma se vogliamo fare la pizza a canotto si può fare ed è facile. E si può fare facilmente con la biga. Aspetta, che temperatura è la fermentazione? La temperatura ambiente più o meno sono circa 20 gradi, 18 gradi. Does the humidity level determine the amount of water you use? Well, not really. You can use, I always do 1 liter water and 1 kilo and 750 grams of flour. So you calculate that. Luigi, can I use a purpose of flour? Try. I always suggest to try, but yes, you can try that. If you make a good dough with a nice fermentation, a little bit of yeast, it will be okay. Let me see. What's the other question? Please, best recipe of business. I will post this. We're close. To make the video for the business, so about give me 1-2 weeks and we'll try to make it. And you know, 1 second, do you ever use a sourdough recipe and only a freshies? Yes, I use a sourdough. It's basically I use the same dough of the day before. I put 2 balls in the new one. Tutto a temperatura ambiente, Vito? Sì, acqua a temperatura ambiente, farina a temperatura ambiente, e niente, l'impasto. Allora, io, ecco qua, non vi faccio vedere. Vi
vi faccio vedere lì. Ecco lì, quell'impasto è fatto ieri sera. Ieri sera andiamo a prendere. Ok, questo impasto di ieri sera, scusate, ma ho il telefono attaccato. Questo impasto di ieri sera, eccolo lì. Thank you so much. So, allora parliamo un attimino. Quell'impasto è di ieri sera, quindi che succede? Lo lasciamo fuori fino a che l'impasto raggiunge il suo punto di crescita. Il suo punto di crescita sarebbe la perfetta fermentazione dell'impasto, che quando la pallina si, e quando tutte le palline si attaccano più o meno e siamo lì al punto di crescita, quindi a quel punto che facciamo? La blocchiamo nel frigorifero alla temperatura di, se non erro, 7 gradi, però sono 43 Fahrenheit, quindi non so ora il calcolo, scusate se non sono preciso, e la blocchiamo e poi si può usare dopo, gli diamo un'altra 7-8 ore dentro il frigorifero e poi via, e voilà, we can use the dough, possiamo usare l'impasto. Qual è l'altra domanda? Quanto lievito al litro? Io non metto il lievito al litro, ma guardo sempre la temperatura fuori e in base alla temperatura cambio il sale e il lievito, quindi il lievito sono sempre più o meno 4 grammi di lievito e poi il sale è quello che cambia. Se volete il cornicione più alto mettete meno sale, anche 45 grammi di sale, e avrete il cornicione molto più alto. Il sugo di Dio to open a Neapolitan style pizzeria only with delivery option, this pizza is worries. Ok, so no, this pizza napoletana is not good for the for delivery, or I show you a little bit better. I show you what I did. I cook my pizza in a low temperature when it's to delivery, and also I have these pizza boxes are perfect for Neapolitan pizza and cooking a wood oven, because this one is Brian Serrano. Say hello to me, I'm in Colombia. Okay, Brian, I have a news for you. Byron Serrano, I have a news for you. I opened my second pizzeria in Bogota, Colombia on the 26th of November. So I'll be in Colombia on the 26th November. You got this? Put a like. What percentage dressing do you use? Hello? Hi. Maha? I was brilliant to spray paint the hexagons on. Oh, thank you so much. Instead of like tiling, too. Yeah. So much. We take it off the tile. You got the style. Maha? Say hello. Fermentation dedicated fermentation. What's up? All good. Okay, fantastic. The third business will be in Brazil? Maybe, if I find a good partner. What is the correct oven temperature, please? Okay, the oven temperature is 750 Fahrenheit. It's gonna be the room temperature. The oven temperature. Cooking mushroom, uncooked, because this way is more fresh. What's the other question? It's 450. Do you use lievito madre in your dough, most men? No, I don't use that. I use just two balls of the dough from before, the day before. Ciao, Danimarca. Let's go, guys. Do you good job? I'm doing fun doing. So I'm gonna do the pizza in a little bit. What is the temperature of the oven floor you start the pizza? Okay, that's the temperature. It's about the same, a little bit higher in the top, a little bit lower in the bottom. Pop-up pizzeria, so watching a lot of videos. Okay. If you guys help me to open a pop-up pizzeria, I'll come there and I'll do it. What's your burrata? It's the cheese. Just
your yeast is dry yeast? No, fresh yeast. I'm gonna get it for you. I'll show you. 3 hours. Then we'll be all together. $33. Okay, sorry. This is the yeast that I use. So when it breaks this way, the yeast is good. If it doesn't break, it's not good. Grazie Giuseppe, grazie. Numero uno. Yes, I will make this business dough sooner. Yes, it's different from the house because there was a dough to be good to cook in the house. So the oven is different. Ciao Vito, le tue due forni sono sempre accesi? No, uso un giorno uno e un giorno l'altro perché qui non abbiamo la cucina, quindi usiamo uno ad alta temperatura e uno a bassa temperatura per cuocere le polpette e la lasagna. No, a couple minutes. Oh, not long? Okay. No, is your oven even hot yet? No, it's hot. Yeah. Oh, it's hot. Of course, otherwise we don't open. Yeah, okay. I'll go get my dogs at the room. So wait, I will make this pizza live. Just a moment. Easy because my tattoo is still fresh. Hey Maha, can you put a piece of wood in the oven, please? Which wood? Just a little piece of wood in the oven, please. This one? Yeah, any. No, piece of wood. Now we've got the sausage. This is the classic Neapolitan pizza with salsiccia e fiorelli. Let's go, guys. Likes. I want to see 100 likes. And please, guys, if you are there, share the video. Share the video on Facebook. Let's go, 100. I want to see 100 people there. In casa. Lascio mozzarella. These are the mushrooms not cooked because we are going to cook it in the oven after, so it doesn't make any sense to cook the pizzas before and after. Come fai a restare così in forma? Vado in palestra.
vado in palestra tutti i giorni, questo è il mio segreto. Classica capricciosa. Ma mi daresti attenzione che siamo live, eh? Questa è la classica salsiccia e friarelli. Ok, so these pizzas here, they are to go. So what we do, we cook the pizza a little bit longer than the usual. So you now you can see how the pizza to go is cooked. So I'm gonna move you here. Okay, only 74, let's go guys. I wanna see 100 people live. That's my mother. Ma, say hi to the world. Hello. We use this, I'm gonna show you why. I'll show you your... Hold on, I'm gonna show you. Must make the dough. No. Let's go, guys. Like. Grazie. Share the video on Facebook, this live, and waste a lot of wood in the process. I don't know what you mean, Aldo. Now we put it on the screen, I'll show you why. This is the capricciosa. So, I want to explain to you something. Okay, here guys. I put it in this screen because when the pizza comes out from the oven, the steam goes out. So the pizza will stay much better in the pizza boxes, and then this way you don't have the steam and doesn't get soggy like this. And now my friend here is gonna cut it because we cut the pizza. Let's go guys, likes, I want to see 100 likes, please ragazzi, mettete un like. Oh. La casertana, bravissimo. I made a fantastic pizza, Smith. You do? Yes. I haven't been in so long, but I was there recording. So these are the... We keep this here. Thank you so much. We keep this here. When the pizza comes out, we put it in the oven. Pablo, I don't squeeze the cheese because this cheese is already dry. I want to show you. Hold on. This cheese doesn't have any water, so I don't need it. So I'm gonna show you the dough that we're using today, which is from yesterday. There it is.
I get the cheese from the Stefano cheese. What about pizza need to eat to be to buy like? Let's go, guys. Only 74 people online. I'm doing a live today to talk about the dough. I'm gonna make another pizza right now. Margherita with bacon, extra mozzarella. Let's go. Put bacon on the hob. Yes. Can you put another piece of wood inside the oven? Sure. Okay, now I want to stretch. Just gentle and press. Gentle. Sauce. Now when I finish this pizza, guys, get ready with the questions, because I wanna answer to all your questions, ragazzi. A little bit of mozzarella, bacon. So this pizza is for here, so I'm gonna show you the difference now. It's cooked a little bit higher temperature. No more bacon. They want bacon only half. How you doing? Good, thank you. They want bacon only half pizza. So, a little bit bigger. This is the pizza. We're going to the oven. Okay, now we wait. Cayenne. What's cayenne? I'm sorry. Vito, che farina uso? Ok, uso la Mulino Piantoni, ragazzi. Mulino Piantoni. I have your dough for the house. This is dough, would it be better? Depends where you use it. 50 grams of salt. Dough balls, yeast. Fresh yeast, 4 grams. 4 grams. Ciao Vito, mi potrebbe dire che usi due palline come lievito? Quali sono le dosi? Ok, le dosi sono praticamente mezzo chilo di pasta. Give me 1 second, guys. I'm gonna cook this pizza and then I come to you and you ask me all the questions. I wanna see 100 people live here today. Let's go, at least 100 people. And only 91 likes. Ragazzi, mettete like. Let's go, like, because when you put a like, you share the video on YouTube channel. Let's go, 91. Let's go, 100. I wanna see 100. There we go, the pizza is ready. I'm sorry guys, but my phone went off. Scusate ragazzi, ma il mio telefono si è spento. I'm here. Let's go back. Sorry guys. My phone is horrible. I'm changing this phone with iPhone 8, because this is horrible. So I'm back here. Let's go, guys. Let's go back, everybody. 25. Let's go. I want to see 100 people. Yeah, I know. I know. I'm back here. So what's the question? Let's go to 100. Let's go. I see 100 people.
like 40, let's go. Ok, subscribe if you're not a subscriber. Ragazzi, iscrivetevi, let me answer this question. Master, how long can I keep the dough in the fridge? Ok, you can keep the dough in the fridge the max of 4 days. After that, start to become acid. Dough salt can damage the dough? Yes, it can. Cold in New York. Do I need more yeast to make the pizza? What I suggest when it's cold is put a little bit extra yeast, but use a little bit warmer water and less salt. How many pizza flavor does your pizza restaurant have on the menu? I have 10 pizzas, which eight red with tomato sauce and 5 white pizza. Is it finished transmission? No, I'm sorry, I'm here. My phone went off. Ito, salt, slow fermentation to allow the longer window? Yes, correct, Martin. How many time for the last fermentation? Just before making it? I don't really understand this question, but if you can repeat, I'll see. Do a video and show us how to do your pizza dough in a smaller quantity. Okay, I will. From grams of yeast on how much flour, maestro? Okay, 4 grams of yeast in 25 kilos of flour. So one batch, 15 liters of water. How many pizza flavor does your pizza restaurant have in the menu? No. I'm telling you, 10. No, I say, Peter, I say 1,750 grams. Okay, ragazzi, let's go. Like, and iscrivetevi. Subscribe, let's go, subscribe. Only 58 people live. Guys, I'm doing this live for you. I'm here to answer all of your questions. I want to see at least 100 people live. Let's go. Dai ragazzi, dai. Israele, grande. Farina. Mulino piantone. Uni is good. It's like a toy. Ragazzi, condividete il video su Facebook. Share the video on Facebook and you see there will more people come, will come live. Try to set this. I will make this dough recipe soon, I think in 2 weeks. Think in 2 weeks from now. 100 likes. Let's go, I want to see 200 likes. 200. The recipe will wire a chair. Let me get a chair. Give me 1 second. No bigger. So it's gonna be 4:38. It's happy hour right now. What's that? It's a happy hour. Yeah. It's worth it. Thank you, man. Thank you. 62. How much is that? 5, 6, 15, that's fine. Thank you. No biga, ragazzi. I'm posting a video next week about this biga. But I want to see, guys, more likes. Let's go. Just 121. Subscribe. Let's go. Oh, there we go. Now I have all time for you. Let's go. Okay. I'm set up here to talk with you.
idratazione, un chilo per farina quanta acqua? Io metto un litro di acqua, un chilo e 650 grammi di farina. Vito, hai capito? Ho caputo che... Okay. I use it 200 moles. Basta, how much yeast for 25 kilos? 4 grams. 4, just a little bit. Use less salt, you see the cross growing. Ciao Vito, fermentazione diretta, dopo fermentazione, salute. Fermentazione diretta. Vito, how many grams are the dough balls I use? My balls are... the balls that I use is 260-270 grams. Because my pizza is 33 centimeters, 13 inches. Who makes our pizza peel? G-Metal. G-Metal is the best. I want to talk about business with you. How do I contact you without going through the gatekeepers? Email, phone. Oh, easy. Easy. Glenn, just email me right now on my email, which is Maestro Vito Jacopo. I'm gonna write it right here right now. I don't know if I can write. No, I cannot. Thanks, Virgin. I'll check it out. Maestro Vito Jacopo, you find it in my Instagram or Facebook or anywhere. How big are your pizza? 13 inches, approximately. Let's go, guys. Likes. Do you do cold fermentation or just room temperature at the shop? No, room temperature, regular. My dough is right there. Show you. It's right there. Guys, do you know, I have a question now for you. Do you know what's this super chat? The fridge, a few days cold degrees. I put the dough in the fridge a few days. Show like the guest the dough each day. I don't know what they miss the guest, but I suggest before you put it in the fridge, put it in the letter, get to the point that is. There is at the correct temperature, and then you can put it in the fridge. Ciao Vito, ciao Giovanni, come stai? Verrò a Napoli molto presto, a tutto il periodo di Natale. Idratazione, credo di sì. Io non sono molto bravo con queste percentuali. How does it take your dough? 24 hours. It takes 24 hours. Come? How to make your tomato sauce? I have a fantastic video there on my YouTube channel. Check it out. It's 24 hours before I make my dough. Grazie, damn. Guys, put the likes. Let's go, guys. Likes, likes, likes. Let me see. Super chat is where people can pay to post a message here and get allowed to use better. Okay, I'm gonna try this. You guys, you want me to try this super chat? I never tried before. Read the store of the oven you cook. How hot it is. At the moment, because it's a lunchtime, we have 750 degrees, about 400 Celsius. Allora, io Marco Esposito, io verrò a Napoli il 23 dicembre di quest'anno per fare un evento a Volla nella pizzeria Fiocco. Quindi siete tutti invitati. Come stai, Marco? Come stai? Dai, ragazzi, likes, 200 like, let's see. Soltanto 60 persone live, let's go. When are you make after many hours to put... Madonna mia, quanti messaggi. Not too low, unfortunately it's a lunch time, so we don't have enough pizzas to put, so if I bring it too hot, it doesn't make any sense.
just with the wood. Seeds Vito il 23, sì, 23 dicembre. 23 dicembre. E sarò a Bari dal 19 al 2, dal 19 dicembre al 2 gennaio. Grazie a voi, grazie a voi. Ah, Vito, I use for the. Perché 41? Un grammo non cambia niente. Yes, at room temperature. Yes, as overnight, especially overnight. Come faccio a cucinare 5 pizze e farle uscire tutte insieme? Questa qua, Marco, si chiama tecnica domino, che ho un paio di video su questo, quindi andate a controllare. Troverete dei video. Take care, Vita. Ciao, ciao, guys. I use fresh yeast. Thank you, guys. Thank you. Please share this video live and like. I wanna see the likes. Yes, I cooked the basil. Ciao, Simona. Come stai? Niente ragazzi, vi ringrazio tantissimo sempre per guardare il mio canale. Grazie, we love you, I love you too. Ciao maestro, buonanotte, next time. Ciao Francesco, ci vediamo presto. Ok, the address of my pizzeria is 8729 Santa Monica Boulevard. This one. Hola, great. Take a screenshot. Screenshot. It is 729 Santa Monica Boulevard, West Hollywood, California, e a Los Angeles. Ragazzi, quanti italiani ci sono live? Quanti italiani ci sono per ora in live? Vediamo, mandate un messaggio, mettete un like, let me see. Vediamo. Grazie Daniele, grazie. Marco. Soltanto Marco in linea. Golden crust in the regular oil. A little bit of olive oil. Allora, per chi è in Italia, sarò in tour in Italia per fare delle pizze nelle pizzerie dal 19 al 22 a Bari, poi sarò il 23 e 24 a Napoli, di preciso nella pizzeria Fiocco a Volla. E terremo un evento tutto sulla pizza per tutta la gente che mi segue. Thank you so much. See you soon. Bye. Per tutte le persone che mi seguono, e potete venirmi lì e ci possiamo fare una pizza insieme e conoscerci. Il 23-24 Napoli, e poi sono in vacanza con la mia famiglia, che non faccio il Natale da 2 anni. Gelato. Pistacchio. Oregano. We also make gelato here. Bello venuto, eh? What is this? Pistacchio. When did we get the pistacchio? We did the fresh pistacchio. Blended. Fantastic. Niente, allora dicevo, quindi completamente sarò dal 19 al giorno 2 in Italia. E niente, fatemi sapere. State aggiornati sui miei social media. Recipe for gelato, please. They want a recipe for the gelato. Yeah. It's a little bit complicated. Niente ragazzi, avete domande? Yes, I use whole milk, yes. Organic milk, of course. Nati, guys, you guys have a question about my pizza though? Because I don't see many people, only 60 people here live. And Nati. Great pizza Moscow because of you. Grazie. That's what I want to hear. Ragazzi, per chi non l'ha visto, questo è il tatuaggio.
Okay, 25 kilos of flour, 4 grams of yeast. How much water and salt? Okay, it's easy. 15 liter of water. Salt, you do 50 times 15 liters, so you get the math. Okay, ideal refrigeration time and proofing. You can keep it in the fridge for 4 days, the max. Cosa c'è sotto? Hold on. Ti rispondo subito, Marco. Are you the same? So, the fridge right now is at 40 degrees, so you can put it in the fridge for about 4 days. Cos'è sotto la pizza nel tatuaggio? Ok, questo qui vuol dire, sono 9 punti, e praticamente vuol dire think outside the box, vuol dire pensate sempre al di là di quello che potete fare. Quindi, ragazzi, io ho sempre pensato al massimo, e così sono riuscito ad aprire la pizzeria a Los Angeles, se no stavo ancora a fare le pizze per i fratelli La Bufala, che io ho lavorato 10 anni con loro. Il panetto, una volta prelevato e infarinato, va steso dalla parte del rovescio o dalla parte superiore? Questa è una bellissima domanda, Simona. Allora, va steso, ascolta bene, perché questa fa la differenza, perché se è al contrario la crosta è di meno, se nell'altro lato la crosta è di più, ed è fa la differenza. Quindi facciamo finta che questo qua è il panetto, diciamo così, questo qua è il panetto, lo prendi, lo giri nella farina una volta, poi lo prendi, lo rigiri sul bancone così, lo stendi, poi quando sei pronta a fare la pizza la rigiri, quindi praticamente devi usare la parte di sopra dove mettere gli ingredienti. È chiaro? Come fare la pizza morbida? Ok, come fare la pizza morbida? Alza la temperatura del forno e l'avrai più morbida. Grazie Marco. Grazie a voi, Nishanta Fernando. Think outside the box. Bravissimo, sempre mettete in testa che potete arrivare all'impossibile. Perché ve lo dico io sono arrivato da zero, sono arrivato ad aprire la pizzeria a Los Angeles senza che neanche me ne sono accorto. Vito, saluti da Bari. Grande Billy, ciao. Da Los Angeles sono a Bari il giorno 19 fino al 2 gennaio, sarò a Bari, quindi tenete occhi aperti, ancora mi trovate in qualche pizzeria. Che tempo fa a Bari, Billy? Your tray, Roma style, dough as potato flake, yes, it is. Ho visto il video che mi hai consigliato ed è fantastico. Quanta acqua metti in un chilo di farina? Più o meno 800 grammi, penso. Io faccio un litro di acqua e 1,650 kg di farina. Emerson Candilo, un bacio a tua nonna. For your grandmother. How many grams for 5 kilos of flour? Ok, 4 grams. 4 grams. Thanks maestro, always follow your advice. Grazie, thank you to you. Will you ever open a pizzeria in Miami, Florida? I don't know, Michelangelo. I'm opening the 26th of November in Colombia, Bogotá. Sta piovendo, diluvio, l'amor da Dodge. Qua fa un caldo da morire, fa. Aspetta che vi faccio vedere la pizzeria. C'ho la batteria scarica, se no andavo fuori. Fa un caldo terribile qui. Ok, I mix the dough for about 20 minutes. I tried to open a pizza place
50,000 city, the only American style pizza, 60 pizzas per day. I don't understand this question. If you want a small batch of dough, how you measure the yeast? 4 grams, 50? Yes, 4 grams. Thank you so much. Thank you for all the pizza signal, maestro. Io I do videos. Grazie per la bella pizzeria. Which one is the best for you? Aspetta, ti faccio vedere. Non lo sta. Questa è la one list, ecco qua. So, per me il migliore vino è un bel primitivo di Bari, di acqua viva, primitivo from Puglia, I think is the best with pizza. Can you use dry yeast successfully? I don't recommend the dry yeast because it's a little too strong. Te esperamos in Medellin. Medellin, I'll be there soon, but if you wanna come to Bogota, I'll be in Bogota on the 27th of November. 27 di novembre, io sono in Bogota. Meglio la Peroni con la pizza, è normale, sempre. Forza la Peroni. I like spumante when you're working in Italia. Dry or sweet wine? Dry. Ragazzi, let's go, I like, let me try this, ragazzi, provo questa super chat, non ho capito come funziona, let me try. C'è qualcuno in linea? Non sto ricevendo i messaggi, come funziona? Bolle. Ragazzi, ma guardate un po', sembra dentro l'acqua, sto provando tutte queste applicazioni un po' strane. Aspetta, vediamo, schizzo. No, non è buono. Normale, andiamo normale, dai. Non ricevo più messaggi. Aspetta. Niente. La super chat sono le donazioni. Oh, quindi non mi potete mandare messaggi, allora lasciamo perdere. When you are coming to the UK London. That's a little tough for me. Not sure. Faccio io lo youtuber video, ho 37.000 iscritti. Oh, Billy, allora quando vengo a Bari facciamo un video insieme, Shmani, dai, sulla pizza ci promuoviamo a vicenda. Video, ho notato che l'impasto aggiungi l'olio? No, non lo aggiungo l'olio. Emerson, say hi again to your grandmother, a kiss, grande. Said, please read your comments. Okay, I will, Glenn. Let's go. I want to see. Se mi offri la pizza volentieri, non c'è problema, Billy. Anche due pizze. Dimmi tu, quando vieni a Los Angeles, te la offro qua. Quando vieni a Bari, io vado alla pizzeria di mio cugino, che sarebbe Quanto Basta a Torre a Mare, perché quella è la mia città dove sono cresciuto. Ideal floor, temperature for the same, hot. Giovanni, sei un grande sempre, io ti seguo, Instagram, Facebook, dovunque. Ragazzi, vediamo, riusciamo ad arrivare a 200 like. We can make to 200 likes, let me see. Let's try this all together. 61 people, put a like. No snow here in... Fantastic, here is very hot. Da che parte d'Italia vieni? Io sono di Torre a Mare, Bari, ragazzi. Mettete un like. Me la fai una pizza col fosa? Che significa? Yes, I am on Instagram. My name, Vito Jacopelli. Ragazzi, sono qui per voi. La mia famiglia viene da Mola, grandissimo, io sto a Torre a Mare, quindi siamo vicini.
grande. Dominic, grande. Dai, let's go, like. Like the video. Do you see salt? Yes, I use sea salt. How many pizzas do you make a day? Approximately during the week, Monday to Friday, we do approximately 150. Friday, Saturday, Sunday, 300, 350 a day. Come ti trovi in California? Alla pace di Dio, grande ragazzi, California is the best. Benissimo, benissimo, Marco. Io amo la California. Comunque sei un grande, spieghi tutta la lettera. Sì, grazie a te, grazie Vincent. Io spiego tutta la lettera perché non mi va che voi spendete 10 anni della vostra vita oppure spendete 3.000 dollari, 3.000 euro per un corso di pizza per imparare niente, ragazzi. Voi contattate me, io vi do la soluzione gratis. Non voglio niente, voglio soltanto un like. Mettete il like, non so perché? Perché quando mettete il like, condividete il video sul vostro YouTube. How you doing? Puoi chiamare a mamma? Can I sit on the outside? You can sit wherever you like. Here is the menu. Yeah. I would like to have something to drink, like straight away. Yeah, get whatever you like. I'm so thirsty. Gratis, sempre. I'll go with the sparkling water. Yeah, no problem. Are you doing a service out or? Whatever, yeah, whatever is comfortable for you. Mitico, mitico tu, Billy. Qual è il tuo... al modo di andare a iscrivermi, eh? A quanti gradi tiene il forno? Usi una farina forte? No. Il mio tatuaggio sta spellando. Thank you, my grandmother, gioca very happy. Fantastico, guardate, guardate qua, ragazzi. Cioè, sapete chi me l'ha fatto questo tatuaggio? Me l'ha fatto un ragazzo di Bari. Cioè, è venuto apposta da Bari a Los Angeles per farmi il tatuaggio. Ma ci credete voi? Ci credete o non ci credete? Comunque, let's go. Just 155. Let's go. Please, guys, put a like. Subscribe, iscrivetevi se non siete iscritti. Ehi, Maha! Hold on, I'll show you better. Maha! Can you bring a sparkling water to the guy there? You like my new tattoo? If yes, subscribe. If it's not, don't subscribe. Grazie, grazie Roberto, grazie. E non per niente è stato un barista a fare questa pizza. Russia, fantastico, from Russia. Ok, un attimo ragazzi, io vado, spero che vi ho aiutato. Che forno consiglio per una non professionale? Ok, io consiglio, che forno consiglio? Consiglio un forno piccolino, non tanto grande, dipende, la marca vuoi sapere, Marco? Si era fermato il video. A quanti gradi tiene il forno? Usi una farina forte? No, uso la farina 240W e il forno è più o meno a 750 gradi e poi stasera lo aumentiamo. Com'è, Billy? Ma secondo te io posso aprire una pizzeria col forno elettrico? Cioè, questo due forni a legna, non va? Forno esclusivamente a legna. Legna per forza, se no non aprivo la pizzeria. Ci ho messo un anno per avere i forni a legna a Los Angeles, cioè allucinante. In padella o il forno a legna? Come si fa a fare la pizza in padella? È difficile, non lo so sinceramente, al forno, perché cucina la pizza uniformemente. Devo provarla questa, la devo provare, una bella pizza al forno in padella. Proviamo. Ciao Vito, quando vieni in Italia passa dalle parti di Formin. Giovanni,
Io sarò a Napoli esattamente il 23-24 per un evento, però cerco. Quale, come si chiama la pizzeria? Meno male, va. Allora ti vengo a trovare. Non mangio pizza con fone, bravo, fone a legna, esclusivamente cosa nostra. Quanti italiani, ragazzi, grazie. Condividete questo video, iscrivetevi se non siete iscritti. Una piccola domanda: domani mi arriva la farina Iaccone in pizzeria, cosa ne pensi di questa farina? È una farina che non è male, buona, un po' troppo forte per i miei gusti. Ma in Costa Rica non ha più nulla. Oh, Costa Rica, magari, forse. Bonci style o pizza, I don't know what's bonci style. Adesso cos'è su biga? La biga è per il pane. What did you say to me? Margherita. La biga ideale per il pane. Ok, forno. Allora, io come marca del forno consiglio Acunto o Stefano Ferrara, però quelli piccolini. Napoli esattamente dove? Verrò a Volla, nella pizzeria Fiocco a Volla, Napoli, provincia di Napoli. Pedro, I have a pizza place in Mexico, exactly in Monterrey, Mexico. The name is Il Castello di Framo. Possibile dalle parti si fa la pizza in padella nel forno a legna. Non lo so. What do you mean? Cavalotta in Italia? Cavallotta. Grazie a te Marco, grazie a te. Mi raccomando, condividi sempre i miei video e suggerite questo canale a tanti pizzaioli, ragazzi. Condividete su Facebook il canale, così mi aiutate a crescere a 50.000 iscritti e dopo vai alla grande. Chi si ferma più? Farò un video ogni giorno. Grazie Roberto. Oh, sei in Belgio. C'è mio cugino che ha una pizzeria, si chiama a Bruxelles, si chiama Il Bacio. Ciao ragazzi, tante persone vanno a dormire. Io vado via, vi saluto, un abbraccio a tutti ragazzi, grazie per la visualizzazione, grazie per avermi seguiti, grazie per i like, grazie per avermi iscritti, thank you so much for the likes, thank you so much for the views, for everything. Thank you. Ciao ragazzi, io vado via, tanta gente va a dormire, non vi voglio disturbare più. Ciao a tutti. Ciao Giovanni, ci vediamo a Napoli. Ok, no problem. Ciao a tutti, buonanotte Simona. Ciao Roberto. Tomorrow we go to Monterrey. We'll check your pizzeria. When you go to Monterrey, il Castello di Framo, tell that you know me from YouTube and then they will make you a better pizza. Il Castello di Framo. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, iscrivetevi e subscribe. Ciao ciao. Like.